Ciao a tutti e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo. Allora, oggi altro vlog, molto tranquillo. Devo dirvi alcune cose che devo dirvi da un po', però prima c'avevo altre recensioni da far uscire, urgenti. Adesso che ho, diciamo, questo tempo per... lo dedico appunto al vlog. Voglio parlarvi innanzitutto di questi 2 mesi circa di esperienza del canale, che sono stati ottimi. Cioè, come inizio non mi posso lamentare assolutamente. Ci sono canali che dopo 2 mesi non avevano raggiunto ancora 50 iscritti. Adesso io ne ho 51, se non mi sbaglio. L'ultimo si è iscritto oggi. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi che state credendo in me, chi si è iscritto, chi comunque mi supporta facendomi entrare in live e mi supporta anche con consigli in privato. Quindi qua sto salutando Fabietto, fin dall'inizio, che da quando gli ho parlato del progetto mi ha detto fallo. Come io gli dissi ai tempi lui, fallo, perché come sapete vi avrà già parlato di me. E io sono quel famoso ragazzo che giocavamo insieme a un giochino online e poi è venuta fuori l'idea che lui voleva crearsi un canale, svapavamo entrambi e ho detto fallo perché hai già un bel bagaglio di esperienza sulle spalle, secondo me potrebbe funzionare. Così ha fatto, così è andata, e da lì comunque mi ha sempre ringraziato, perché magari non ho fatto come un'altra persona che diceva no, ma trovati un lavoro normale, a parte che lui già un lavoro ce l'ha, quindi anche un'altra persona ipotetica si sarebbe dovuta star zitta. In questo caso, nel mio caso, non è stata così. Tanta gente, da quando ho smesso di fare il lavoro per il quale ho messo io dei soldi, avevo il progetto di aprire il canale, cosa che sto facendo, mi ha detto no, trovatene un altro, cosa fai, quella su giù. Invece comunque ho trovato un ottimo supporto qua su YouTube con Fabio, che poi mi ha fatto conoscere altre persone squisite come House of Vape, Ale, che saluto. Con loro due mi sento spesso in privato per consigli, per metterti d'accordo sulle live o per fare anche qualche chiacchierata topic. Ci sta, cioè sono, non è che si parla sempre solo di svapo. Qui ho conosciuto appunto delle persone con cui parlo, delle persone con cui mi diverto a fare le live, delle persone che mi hanno permesso di entrare in un mondo e di farmi conoscere un po' anche da altre persone. E quindi, come sappiamo, una cosa tira l'altra. Per come la vedo io, le cose stanno andando bene. Sono contento dei miei 51 iscritti, che ringrazio tutti dal primo all'ultimo, e grazie per seguire i miei video, grazie per i like e grazie anche per il supporto. Anche un singolo mi piace, vuol dire tanto. Insomma, chiudo, diciamo, il discorso canale e obiettivi. Arrivando a 50 iscritti, per me è già un bel traguardo, perché ho aperto il canale senza nessuna pretesa, con tanto impegno, quello sì, perché ve lo possono confermare tutti quelli che mi hanno visto. Come orario ho sempre cercato di rispettare gli orari, sempre internet e connessione permettendo, ho sempre fatto uscire i video quando dovevano uscire, se dico un giorno sì o un giorno no, così è. Adesso le cose cambieranno un po' di nuovo, perché uno, in teoria mi sta arrivando sto nuovo lavoro, e due ad agosto devo scendere con la mia ragazza per 3 settimane, vado in Puglia. Questo cosa vuol dire? Che si fermerà la produzione dei video? Assolutamente no. Però da questo momento in poi, cioè da questo vlog in poi, usciranno 2 video a settimana, perché devo preparare anche i video programmati con miniature eccetera, che usciranno durante il periodo in cui non ci sarò. Questo cosa comporta? Comporta che sarò presente sui social per farvi sapere che è uscito il video, però ovviamente non sarò attivo come posso essere adesso, che me lo posso gestire in modo diverso, perché comunque, ragazzi, vorrei godermi un po' della Puglia, essendo veneziano, essendo che io non sono un tipo che viaggia, non sono mai andato quasi da nessuna parte, non ho mai visto quasi nulla. Insomma, vorrei godermi un attimo queste 3 settimane e staccare un po', perché comunque è stato un anno e mezzo molto 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 carico di roba, in cui ho sempre lavorato. Ci sono stati 7 mesi, ok, in cui il lavoro era il fulcro centrale della mia vita, cioè io vivevo per lavorare. Questo è anche il motivo per cui non dico che non ho continuato, perché poi il contratto non mi fu riconfermato e rimasi a casa, e quindi eccomi qua su YouTube. Io dico la mia, ragazzi, avendo 22 anni, non voglio sputare sul piatto in cui ho mangiato, perché assolutamente non sarebbe giusto. Ed è stato proprio quello, quel fulcro di cui vi parlo, quella cosa che comunque è stato quel lavoro appunto che mi ha permesso di mettermi via dei soldi e di investire su questo canale YouTube. Senza di quello ovviamente non avrei potuto comprarmi tutto quello che vedete, tutto quello che recensisco.
tutte le altre box le ho di là. Tra l'altro anche cose nuove che mi sono arrivate l'altro ieri, che però vedrete molto molto più là, perché prima chiaramente ho altre cose da recensire. E il fatto che io abbia tutte queste cose, abbia questa possibilità economica di autosupportarmi, non è che con 50 iscritti vado ad un'azienda e gli dici guarda mandami il prodotto, non praticamente manco ti dicono, cioè non sei nessuno, ok? Quindi mi sto praticamente facendo conoscere a mie spese. Questa non è una cosa negativa, perché tutte le cose che io mi compro io cerco di analizzarle prima e di capire se mi piacciono. E a dirvi la verità, da quando ho iniziato a fare tutte queste scelte, comprare tutta questa roba, non ho mai cannato un colpo. Ho cannato degli aromi chiaramente, però si parla di stupidaggini. Non ho mai cannato box che non spingevano, box che andassero male. Ho sempre preso tutta roba, ci ho sempre preso sulle box che ho comprato, che ho recensito. Io non dico cose che non penso, ok ragazzi, cioè, vi parlo bene di una cosa, ovviamente non c'è un'azienda dietro, c'è il mio portafoglio. E come ho già detto su un video in cui sponsorizzavo Tisvapo, perché appunto mi hanno trovato davanti il bigliettino di Tisvapo e quindi non ho tagliato quello spezzone perché non mi sembrava giusto, e quindi ho detto guarda, e quindi ho detto ho comprato qui la roba che state vedendo, e sotto ogni video metto sempre il link dove acquistare, che è dove acquisto io. Quindi sempre una sorta di sponsorizzazione di qualcuno, ma nessuno mi paga per fare sta roba, ve l'assicuro. Io ogni volta che vado a parlarvi bene o magari a indirizzarvi da qualche parte o su qualche prodotto è perché mi ci sono trovato bene, altrimenti eviterei. Magari il link ve lo lascerei lo stesso, però cioè io dico le cose che sento, le cose che provo a bocca. Quindi ragazzi, detto questo, procediamo con uno degli altri argomenti di cui volevo parlarvi in questo vlog. Avevo aperto il discorso cloni, è da un po' che apro il discorso cloni, praticamente da quando recensisco i cloni. Voglio che in questo momento chi produce quello che io ho recensito originale ascolti bene questo video. Allora, la mia idea è che una persona normale, ok, che fa un lavoro normale, che ha uno stipendio normale, per provare il tuo prodotto, per provare, adesso ce l'ho con i modder in questo momento, ok, quelli che magari mettono un dripper a 130 140 euro, 100 euro, anche 80 90 euro, insomma capite che sono soldi. Una persona normale che ha uno stipendio normale o anche un sottostipendio, ok, che in Italia è molto possibile questa cosa, perché l'ho provata sulla mia pelle ragazzi, ho fatto diversi lavori, diverse volte mi sono trovato sottopagato. Quello che faccio io non è comprare i cloni e dire vanno bene, sono meglio degli originali o sono come gli originali. Quello che faccio io è comprare i cloni e dire rendono bene, danno un'idea di quello che può essere l'originale, e se ti trovi bene con questo non sei obbligato a comprare l'originale, ok, puoi anche tenerti il clone, però è una sorta di sponsorizzazione comunque al prodotto originale, perché io come tanti altri, se mi trovo talmente bene con un prodotto e l'idea di quel prodotto mi piace, vado a comprare quello originale, perché comunque il tocco di fino che c'è sull'originale non c'è sul clone, parliamoci chiaro. A mio parere un clone non sarà mai come l'originale, quindi perciò quando io vado a recensire un clone non parlo mai di esso come se stessi parlando del prodotto originale. Ad esempio gli speed io non ho mai citato Luca, ok, o se l'ho citato è stato appunto per l'idea, ma l'idea non vuol dire la fattura, non vuol dire che magari se ho trovato un foro dell'aria un po' più largo rispetto a quello che mi aspettavo, ho attaccato Luca e gli ho detto guarda, non è il foro dell'aria che mi aspettavo, perché so benissimo che in mano non c'ho lo speed di Luca ma c'ho lo speed di FTK. Quindi chiudendo il discorso cloni, che comunque un po' preso dalla preoccupazione che magari tanta gente mi vedesse sotto l'aspetto di uno che è su YouTube per dirvi comprate i cloni che spendete meno, perché questo non è assolutamente quello che sto facendo ragazzi. Il mio interesse appunto, partendo dai miei soldi, quindi nessuno mi manda nulla, è cercare di spingere la gente a magari sì comprare il clone, ma non per tenerselo o non per rimanere fermo sul clone, ma piuttosto per provare quel prodotto e provare l'idea, perché dentro ad esempio uno speed Revo clone, l'idea c'è, l'aroma è fedele a quello originale, ma non è l'originale ragazzi, non sarà mai l'originale. Una cosa fatta a mano non può essere la stessa cosa fatta con una macchina. Quindi ragazzi, il discorso è questo: io voglio accontentare tutti, dai mod agli utenti, a chi mi segue, a tutti. Io non dico né che chi compra il clone poi deve comprare l'originale, né che chi compra il clone è satana, né che il clone è meglio dell'originale o è come l'originale. Io dico che il clone è semplicemente un mezzo
per come la vedo io e per come lo uso io e per come lo recensisco io, è un mezzo per capire se l'originale può fare il caso tuo, ok? Quello che faccio io è spingere la gente a provare una cosa pagandola a un prezzo accessibile per capire se gli può piacere, perché io sono sicuro che anche un modder dall'altra parte che mi guarda e magari sì, se la prende un po' perché dice: ma come? Cioè, io faccio il prodotto originale, tu vuoi fare lo youtuber e recensisci il clone del mio prodotto? No, allora il discorso è questo: la mia idea non è quella di recensire i cloni come prodotto da prendere in alternativa all'originale. Come ho già detto, il mio è un discorso legato al fatto che uno si deve fare l'idea di quello che va a prendere. Sono d'accordo che, per esempio, se uno vuole provare un cellulare, non c'è il clone di quel cellulare per capire, ma se tu hai la possibilità, ok, di andare a provare un qualcosa a prezzo ridotto prima di andare a prenderti, diciamo, il prezzo originale al prezzo pieno, è secondo me un vantaggio sia per il modder sia per l'utente. Cioè, se andiamo con l'ideale giusto, non ci perde nessuno, anzi il modder ci potrebbe guadagnare, perché se io prendo un clone e mi trovo bene con quel prodotto, so benissimo che l'originale è migliore solo perché è originale, solo perché è fatto a mano. Cioè, c'è qualcosa dentro che mi spingerebbe a prendere l'originale, c'è, come ragiono io. Quindi, ragazzi, il discorso è che io sono qui, recensisco qualche clone. Adesso ne avevo presi una valanga, ok, perché ero preso dalla scimmia di provare tutto. Adesso non so la gestione cloni non cloni, so solo che tutta la roba che ho preso, di tutte le robe nuove che vi dovrò recensire, non c'è neanche un clone, perché bene o male dei cloni che mi interessavano vi ne ho già parlato. Cioè, ho chiuso il cerchio col vettore Born. Adesso io sono alla ricerca, come sapete, di un come sapete, non lo so se lo sapete, ve lo dico adesso, di un dripper, cioè un RDA da guancia, prettamente da guancia, come può essere uno Speed Revo, però che vada bene anche con i cremosi, perché come sapete, perché l'ho detto nel video del duetto, pensavo che sul duetto si riuscisse a tirare fuori un qualcosa di diverso tra il tabacco, ok, o un tabacco aromatizzato, che però alla fine ho provato tanti aromi ma non è stata così, almeno per me e per i miei, per le mie build che ho provato. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che probabilmente, molto probabilmente, vedrete altri RDA, non so se clone originali, questo lo deciderò una volta che vedo il prodotto e il prezzo, e basta. Quindi fondamentalmente quello che voglio andare a fare adesso è trovarmi un RDA, ok, MTL, che mi possa dare un'idea di tutte le prove con i cremosi che ho fatto. Quindi, ragazzi, io sui cloni la vedo così: cloni sì, cloni no. Allora, concludendo il discorso, cloni sì, cloni no, io vi rispondo con un clone dipende, perché tu, che magari c'hai i soldi, non vai a fare un danno al modder se non prendi quello originale, ma vai a fare un danno a te stesso, perché se hai tra le mani qualcosa e capisci che quell'idea ti piace, sai benissimo che se vai su un prodotto fatto a mano c'hai quel qualcosa in più, c'hai di più, non c'hai un clone fatto a macchina, c'è una cosa fatta a mano. E se sai che quella cosa già ti piace così, prova quella originale e vedrai che è ancora meglio, a mio parere. Quindi, concludendo il discorso cloni, adesso voglio parlare all'utenza che mi segue, che non mi segue, nuovi, vecchi, chi vede per la prima volta sto video, eccetera. Il discorso dei cloni, secondo me, ripeto, vale se volete provare tutto. Se volete provare tutto ci sta, perché, cioè, non potete, io almeno, cioè io che ho dei soldi messi da parte, o c'è il 98% delle persone che lavorano e prendono uno stipendio che va bene così. Parliamoci chiaro, ragazzi, non si può andare a prendere tutti i dripper originali per provarli solo perché si è inscimmiati. Cioè, cosa vai a spendere 600 euro al mese per 5 dripper? Poi magari neanche uno ti piace, sì, poi lo rivendi, ma lo rivendi alla metà del prezzo perché è usato, quindi ci perdi. Insomma, se uno vuole provare tutto, i cloni ci stanno, questa è la mia idea, ok? Non mi interessa se non è in linea con l'idea di altri youtuber. Secondo me i cloni ci stanno, ok? E non dico che ci stanno e basta. Ci sta nel momento in cui l'utente è un inscimmiato, come posso essere io. L'utente non conosce quello che sta andando a comprare, come me, perché tanti prodotti che io vi ho portato non li conoscevo, e chiaramente ho dovuto farmi un'idea prima di portarveli in video. A quel punto, tra tanti, sicuramente non è che, cioè, se ti piacciono tutti li puoi anche comprare tutti, però almeno sai, ok, sai che vai a prendere qualcosa che ti piace, originale. E allora magari ogni mese ti metti via da parte quei 100 e passa euro e lo compri. Ci può stare, ti piace, se ti piace, perché no? Cioè, fai un regalo a te stesso che svappi da un qualcosa fatto a mano, vai su un qualcosa di pregiato e secondo me ci sta tutto. Mentre se qualcuno ti ha deluso, se non era quello che ti aspettavi, basta, non lo compri, ti tiene la replica, ok? Ci può stare, secondo me, così, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. Poi non so se la mia idea non è incline alla vostra, ovvero quella dell'utente, o quella del modder, o quella dei colleghi miei youtuber. Cioè, io voglio fare un canale un po' diverso, non voglio
aggregarmi alla massa, perché è chiaro che così non si cresce, così non si dà l'idea di una persona genuina dall'altra parte. Perché io non voglio né dirvi andatevi a comprare l'originale per forza, anche per testarli, perché non è giusto sostanzialmente. Perché se poi ti ritrovi con una patacca da 130 euro, 150 euro, che non ti piace, e magari uno stipendio abbastanza sottopagato o sottopagato di brutto, come ho visto situazioni, come l'ho vissuta io, 150 euro, 130, 120 di prodotto che non ti piace, pesano, voglio dire. Quindi il discorso, ragazzi, io non voglio fare guerre con nessuno, né con i modder, né con gli utenti, né con la gente che mi segue. Voglio stare nel mezzo e non pretendo che tutti capiscano quello che sto dicendo, a partire dai modder, l'utenza, eccetera, perché c'era un sacco di gente che ha idee diverse dalle mie, e ci sta, perché comunque se no saremmo dei numeri. Però voglio spiegarvi la mia, voglio dirvi la mia sui cloni, come tanti colleghi hanno fatto. Io non ho guardato nessuno di questi video, tranne i tempi video del saltone dello svapo, che so che non è d'accordo sul clone, però penso che se vedesse questo video mi darebbe ragione, perché se ci abbiamo la possibilità, ok, noi morti di fame tra virgolette, di provare un qualcosa prima di comprare l'originale, perché no? Cioè, perché no? Assolutamente sì, ci può stare, lo provi, ti piace e copri quell'originale, se c'hai la possibilità. Perché poi rientriamo anche sul fatto possibilità non possibilità, perché non prendiamoci in giro, c'è gente che ha pochi soldi, non riesce a mandare avanti neanche la famiglia, ok, e non è che si può permettere 100 euro, 100 e passa euro per un dripper originale. Cioè, bisogna tener conto che ci sono anche persone così, persone che purtroppo non hanno neanche la possibilità economica e magari si stanno togliendo dal fumo. E allora a queste persone gli vogliamo dar contro? Le vogliamo chiamare Satana perché vanno avanti magari con un clone? Ragazzi, cerchiamo di essere umani, no? È chiaro che chi ha la possibilità economica è in grado di scegliere tra uno, tra il clone e l'originale. Ma sta a lui essere intelligente, perché bisogna anche, è una questione di intelligenza. Se a me piace una cosa copiata da un'altra cosa, se mi piace a tal punto dico, se mi piace così tanto questa qua, la prendo, perché sarà ancora meglio. Cioè, io ragiono così, magari ragiono da stupido, ragazzi, magari è un'idea da stupidi, ma è la mia idea, ok? Quindi, ragazzi, detto questo, voglio chiudere anche il discorso cloni, perché l'ho veramente girato e rigirato a 360 gradi. Mi spiace se magari qualcuno di voi dall'altra parte si sarà sentito offeso, ma io ho cercato di stare nel mezzo, perché penso che chi mi ha conosciuto sa che sono una persona aperta, sono una persona buona, però se devo dare un'opinione io non mi faccio problemi e do la mia opinione. Poi potrebbe essere non incline o incline alla vostra. Mi farebbe piacere se comunque la gente magari potrebbe anche essere in disaccordo con me, però mi farebbe piacere dire, va bene, capisco la tua opinione, non la condivido, però l'accetto. Cioè, io, a me piace questo tipo di utenza, questo tipo di persone. Dopo è chiaro che siamo su una piattaforma online, come può essere Facebook, come può essere, e io ne ho viste di scene, ragazzi, da brividi, gente che veramente, anche quando magari lo YouTube era nel giusto, proprio andargli contro pesantemente e tirargli proprio le pietre a mo' di chi non ha peccati scagli la prima pietra. E vabbè, ragazzi, a YouTube siamo sopra una piattaforma digitale, e quindi e io sono sicuro che sono appena all'inizio del mio percorso, ma appena andrò avanti di persone così ne avrò e ci saranno, e bisogna conviverci, perché questo è il lavoro che io come i miei colleghi abbiamo scelto, e bisogna prendere il pacchetto completo. Come quando vai al lavoro trovi il collega che ti tratta male, il capo che ti tratta male, qua c'hai l'hater, ma è una cosa leggermente diversa dal mio punto di vista, ok? Perché l'hater te lo gestisci tu, cioè prendi e lo butti fuori. Se sei a lavoro, il capo non prendi e lo butti fuori dalla struttura, casomai avviene il contrario. Ad ogni modo, basta, ho dilagato anche un po' troppo, forse la gente è già stufa di sentirmi parlare, però come vi ho detto, a me di quanto dura questo video non importa, perché sono un sacco di argomenti che sono importanti da trattare, e vorrei anche possibilmente sapere la vostra opinione, anche se non siete d'accordo con me, magari dirmi no, guarda, se io la penso così, tranquilli, non vi mangio, ok? Voglio soltanto nutrirmi di altre opinioni, mettiamola così. Comunque, detto questo, vengo all'ultimo argomento del vlog di oggi. Allora, non sono riuscito a parlarvi prima di questo discorso qua, che mi ha fatto abbastanza riflettere, ok? Ne avevo parlato anche con Omer, gli ho detto, lo conoscete Fabio, no? Omer e lo svapo, sì, ho passato più lui che il santone dello svapo sul canale di Wender, figuriamoci se non lo conoscete. Comunque, il discorso sta che abbiamo fatto una live, io ero molto impegnato col canale, perché essendo novellino ci mettevo proprio tutte le giornate, ci stavo dietro di brutto, quindi non ho seguito né lui, ma come non ho seguito lui, non ho seguito il santone, non ho seguito nessuno degli youtuber che seguo, neanche quelli che seguo assiduamente, cioè che quando due minuti mi guardo il loro video, non ho seguito nessuno, ragazzi, perché ho voluto mantenere la parola del video al giorno, ho voluto fare veramente
oltre quello che vi ho promesso, perché io, perché prima è una cosa che mi piace, e secondo sono uno che si dice una cosa la deve mantenere, perché è una questione di onore, è una questione che voglio farvi vedere che sono serio. Non ho aperto questo canale per farlo fallire tra un mese, il mio obiettivo è chiaramente crescere. Chiaro, se ci riuscirò, se non ci riuscirò, amen. Però ho trovato un sacco di persone con le quali mi trovo bene, e quindi insomma ho delle prospettive che sono abbastanza positive per il futuro. Ho imparato a essere ottimista, ragazzi, perché penso che il primo obiettivo da raggiungere per andare avanti è imparare a pensare positivo. E detto questo, ragazzi, di positività in quello che vi sto per dire c'è ben poco. Allora, adesso veniamo, ragazzi, alla cosa che comunque non mi è piaciuta più di tanto, alla cosa che comunque, anche se ho 50 iscritti, vorrei spronarvi un attimo, non voi 50, perché voi 50 non so quanti di voi c'erano quella sera, ma questo qui è un video rivolto a Omer, ok? Io non mi voglio permettere di parlare a loro personalmente, perché non sono i miei iscritti, non mi permetterai mai. Però in quella live c'ero anch'io, ho scoperto in quella live, essendo che io non ne sapevo niente, è stata proprio in quella live che ho donato, ma non ho donato perché ha messo il Gani in contest, perché potevo vincere i liquidi, sì, ok, non lo nego, cioè sarebbe stupido negarlo che mi avrebbero fatto comodo sia l'uno che l'altro per andarli a recensire, però sostanzialmente messo davanti a una persona in difficoltà, ok, che era un praticamente, ve la faccio terra a terra, una colletta in cui hanno partecipato diversi youtuber che trattano svapo, perché l'iniziativa era partita dall'alto di un commerciante dello svapo che aveva messo in palio 160 euro di liquidi della De Oro. Ok, questa idea era partita da lui e si era divisa in 4 canali, se non mi sbaglio, in 4 gruppi che attraverso YouTube avrebbero dovuto fare propaganda, e magari con un euro tramite iscritti, anche bastava un euro, ragazzi, tramite donazione, si sarebbe arrivata una sommetta che avrebbe potuto mandare questo ragazzo che ha dei problemi in vacanza. Cos'è successo? È successo che io, come vi ho detto prima, Omer non lo seguivo, non seguivo nessuno perché non c'avevo tempo, purtroppo. E ragazzi, non sono scuse assolutamente, perché come io ho saputo di questa cosa, non voglio vantarmene, ma voglio farvi capire quanto genuino io sia. Appena ho saputo, cioè appena mi sono unito a quella live, perché era da un pezzo che non che ero proprio fuori dal mondo, perché ero solo concentrato sul mio canale per cercare di capire come fare a crescere, come fare a portare contenuti più originali, contenuti più completi, contenuti che mi evidessero l'opportunità di interagire meglio, di conseguenza crescere molto molto terra a terra. Mi sono collegato a quella live e ho visto che si parlava appunto di una colletta per questo ragazzo. Mi sono fatto spiegare cosa dovevo fare, perché cioè ero arrivato lì nudo e crudo, non ne sapevo niente. Avevo già visto lui che era parecchio abbattuto, perché su 5.000 iscritti penso che si aspettasse un qualcosa di più. Invece chi ha messo dei soldi sono stati quelli dello svapo, il commerciante stesso che aveva messo in palio i liquidi, avevo messo anche 50 euro sopra, ragazzi, erano parole, cioè non, e la cosa andava a ticket, un ticket un euro. Il commerciante, oltre ad aver messo i pagli liquidi, aveva messo anche 50 ticket, cioè una cosa, e anche di più su tutti i gruppi, adesso io non ho capito bene, però veramente è stato di gran cuore. Altri 50 ticket li aveva messi Omer, aveva messo in palio anche i Gani per cercare di invogliare la gente a fare una donazione da un euro, ragazzi, un euro. Io appena ho capito come si doveva fare ci ho messo 10 euro, ragazzi, ma sono pochi, perché sono pochi, ma dovete mettere in conto che io sto mandando avanti il canale, ok, da solo, e con i risparmi di 7 mesi veramente duri in cui ho veramente buttato l'anima per cercare di risparmiare, con in testa l'idea di un progetto di uscire dagli schemi, no? E quindi eccomi qua su YouTube, ci ricolleghiamo al discorso di prima. Nonostante il fatto che non lavorassi, ragazzi, io 10 euro ce li ho messi, perché è giusto, e sapevo benissimo, cioè io non ce li ho messi per vincere i Gani, per vincere i liquidi, ripeto, mi avrebbe fatto comodo, ma ce li ho messi perché è da tanto che non vedo una sorta di cosa sana, ok, nella community italiana. Nella community italiana, che sia gaming, che sia rap, che sia quello che volete, io vedo solo del grand flame, della gente che si odia, cioè c'è odio, e alcuni hanno i suoi buoni motivi, altri no. Io non voglio mettermi in mezzo alle diatribe, però ritornando al discorso del contest, della lotteria, della colletta, come la vogliamo chiamare, ragazzi, hanno donato veramente in pochi. Cioè, ragazzi, io voglio escludere chi non poteva. Escludo Ale House of Vape perché ha avuto problemi con la carta e ce l'ha dimostrato a tutti. Quindi escluso lui che proprio non ha potuto. Tanta altra gente, veramente non, neanche un euro, neanche un ticket. Cioè, ragazzi, io ho capito tutto, ma un euro, ragazzi.
cos'è un euro? Per tanta gente, cioè io che non lavoro ce ne ho messi 10, ragazzi, non mi sto vantando. Voglio solo capire perché c'è questa avarizia su, cioè, un euro. Ragazzi, non lo so, sono senza parole. Questa cosa mi ha fatto cadere un po' il latte alle ginocchia, ragazzi. Io di solito, come terminologia, chi mi conosce fuori da YouTube, la mia terminologia è molto diversa. Però, essendo che sono su YouTube, devo moderare il linguaggio e tutto quanto. Però ci sarebbe da dire ben altro, ragazzi. È abbastanza scandalosa come cosa. E adesso voglio escludere chi veramente non può. Però penso proprio che siano in pochi chi veramente non può permettersi neanche un euro, ragazzi. Veramente sono pochi. Detto questo, ragazzi, penso, sì, mi vedete abbastanza amareggiato, perché ogni volta che ripenso a questa cosa mi fa abbastanza tristezza, ragazzi. Poi vedi la gente che si va a comprare le ultramod, l'iPhone X, l'iPhone 2000, e non c'è un euro per magari aiutare le persone in difficoltà. E vabbè, insomma, per una volta che, insomma, ho visto un qualcosa di bello fatto dalla community italiana, non è stato supportato. E io adesso capisco perché la community italiana non ha più voglia di fare niente. Ok, perché tanto non vengono supportati, viene sprecato tempo, energie, video, eccetera. Quindi, ragazzi, spero che in futuro le cose potranno cambiare, spero che vi sensibilizziate un po' e spero che in futuro si possano fare cose migliori. Ragazzi, sto parlando da 41 minuti e sarà un vlog che è praticamente una live, soltanto che ci saranno i tagli, perché ci sono momenti in cui tossisco, stannutisco, eccetera. E va bene così, ragazzi, direi che si può chiudere. Se mi sono dimenticato qualcosa, magari ve lo farò sapere tramite Instagram. Ragazzi, mi ero preparato, guardate, queste 4 box che avrei dovuto utilizzare come intervallo durante il video, ma non c'è stato tempo perché ho proprio parlato a tavoletta e non mi sono preparato niente, non è che c'ho schemi, robe, è proprio così, mi è uscito tutto dalla testa, molto molto directly, no? Molto genuino. E basta, vi saluto con una papata, così come ho iniziato il vlog, e vi do appuntamento al prossimo video. Ditemi se avete voglia di guardarvi tutto il vlog oppure no. Capisco che ci sia gente che non ha voglia di guardarsi il vlog, posso capirlo. Però, ragazzi, sono argomenti importanti, soprattutto l'ultimo. Pazienza per il mio canale, pazienza per tutte le altre cose, però questa ultima cosa è veramente triste e non so che altro dire, ragazzi. Quindi ragazzi, riprendo un tono un po' più attacco dello svapo, perché ho chiuso l'argomento, e vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo che gli appuntamenti alla settimana diminuiranno, anche per il periodo in cui andrò in vacanza con la mia amorosa in Puglia. E comunque vedrete questi due video costanti settimana, perché sto già iniziando, ieri ne ho registrato già uno, molto importante, che secondo me può essere d'aiuto a parecchie persone. Sarà appunto il primo che pubblicherò quando non ci sono. Li metterò tutti programmati e avrete, poi vi farò sapere meglio o su un altro blog o su Instagram, i giorni e l'orario in cui usciranno. Devo ancora organizzarmi, ovviamente, perché mi è stato proposto questo viaggio. Io, come vi ho detto all'inizio, non ho mai visitato niente, ho detto sì, lo faccio, ho 22 anni, ci sta. Ad ogni modo, la progressione dei video non si stopperà, l'otaku dello svapo non si fermerà. Vi farò sapere giorno e ora con l'instagrammata quando uscirà il video, però per queste 3 settimane sarò un po' off a livello di social, a livello di tutto. Quindi, ragazzi, restate connessi, perché comunque anche in quelle settimane arriveranno novità lo stesso, anche se l'otaku non sarà fisicamente qui, ma arriveranno. Io vi do appuntamento al prossimo video, ragazzi, e vi saluto con una svapata. Ciao, ragazzi!